siamo con due protagoniste del Grand Prix 2016 che proprio il 10 di dicembre avranno la loro cerimonia finale. Un'impressione un po' su queste gare fatte nell'Aretino, Antonella. Belle gare, ben organizzate, bella gente, bei premi, quindi c'è solo da dare il lato positivo della manifestazione tutta. E questa mattina invece qui a Certaldo come pensi di andare? Che vuoi, abbastanza bene, comunque cercherò di difendere la categoria veterane. Lucia, anche per te la stessa domanda. Beh, sì, peccato per l'ultima prova che veramente non ci voleva, quella è stata la nota dolente, però d'altra parte se c'è qualcuno che si diverte alle spalle dei podisti, pace per lui. Stamattina? Stamani, vediamo. L'obiettivo? Ho gareggiato, obiettivo il podio, ho gareggiato ieri sera in un cross a Pisa, facendo un quarto posto di categoria. Vediamo, se non ho troppi postumi cercherò di tirare. Buongiorno a tutti, ben trovati da Fabio Sinatti per quanto riguarda questa ennesima trasmissione di Podismo e Atletica, che come ripetiamo va ogni 15 giorni, e quest'oggi siamo presenti invece a Certaldo, in provincia di Firenze, quindi al confine tra la provincia di Firenze e Siena, dove si è disputata il nono trofeo Calvino Cantini di Certaldo, di Firenze, una manifestazione di circa 11 km e mezzo. Come vedete le condizioni meteo erano abbastanza umide, quella mattinata, con nebbia nella parte alta di Certaldo. E qui i protagonisti della competizione sono stati sicuramente Midar Hisham e Parigi Marco del gruppo sportivo del Fiorino. Midar lo conosciamo anche nella provincia di Arezzo proprio per la sua presenza, quasi in moltissime gare della provincia di Arezzo. E qui vediamo una parte del percorso particolarmente impegnativa. Abbiamo sentito in precedenza Tiberi Lucia e Sassi Antonella, le due atlete senese che corrono con il gruppo sportivo Il Fiorino, che saranno presenti proprio sabato prossimo alla festa del podismo, quindi la cena del Grand Prix e la conclusione del Grand Prix 2016, dove le hanno viste anche loro protagoniste. Ecco, per quanto riguarda, quindi intanto qui vediamo le immagini che scorrono per la corsa del trofeo Calvino Cantini di Certaldo. Dicevamo che sabato prossimo ci sarà la cena del Grand Prix, la festa del podismo, con le premiazioni dei migliori atleti classificati nell'arco dell'anno 2016, in cui ha visto primeggiare in campo maschile Alessandro Annetti davanti a Mirko Refi e Leonardo Fatichenti, e in campo femminile invece Roberta Velardinelli su Patrizia Lacrimini e Lucia Boncompagni. Questo per quanto riguarda chiaramente gli assoluti. Poi, andando invece a spulciare un po' le varie categorie che ci sono nel Grand Prix, nella categoria degli assoluti ha vinto Giacomo Ragazzini davanti a Marco Matini e Filippo Chiolini, al quarto posto Alessio Casi, poi Marraghini Marco al quinto, Tartaglini Alessandro al sesto, Bettarelli al settimo, Schicchi all'ottavo, nono Serboli, decimo Marco Marzi Luca. Nella categoria invece dei master, dove ha vinto Angelo Mattoni davanti a Orsini Federici Cristiano, poi Maurizio Maggi, Moreno Ghezzi, Nicola Peluzzi al quinto posto, Aldebrandi Alessandro al sesto, Nofroni Massimiliano al settimo, Lorenzo Dori l'ottavo, nono per Braconi Pietro e decimo Fabio Guidelli. Per quanto riguarda invece la categoria dei veterani, e qui la vittoria proprio all'ultima gara è andata a appannaggio di Massimo Frontani su Aldo Soldini, Stefano Sinatti, al quarto posto Luigi Matini, quinto Filippo Lelli, sesto Fabio Felici, settimo Stefano Migliacci, ottavo Enrico Monnanni, nono Gianmarco Scaglia, decimo Salvatore Della Corte. Per quanto riguarda invece la categoria degli argento, ha vinto Lucio Floridi davanti a Egisto Forzini, poi Moreno Sinatti al terzo posto, Angelo Caruso quarto, Carlo Biciarini quinto, Mario Lombardi al sesto posto, Umberto Cocchi al settimo, ottavo Paolo Ceccarelli, nono Mario Taccari e decimo Enzo Blasi.
Infine, per quanto riguarda il settore maschile, la vittoria della categoria oro con Silvano Sgueri al primo posto, Amilcar Gibin al secondo posto e Emilio Donza al terzo posto. Per quanto riguarda la categoria invece delle assolute femminile, escluse ovviamente le prime tre di categoria, ha vinto Camilla Fontani davanti a Genziana Cenni e Erika Fabianelli. Nella categoria dei master ha vinto Nicoletta Sanarelli davanti a Lucia Tiberi e Gianfranceschi Laura. Al quarto posto Katia Alcherici, quinto Fabianelli Jasmine, sesta Maruska Acciai. E ancora invece per quanto riguarda la categoria delle over femminili, Antonella Sassi ha vinto davanti a Carmela Mascolo, Rosalba Panichi, Carla Boldi, Patrizia Marraghini, Collini Gabriella al sesto posto, Cinzia Vescovini al settimo e Nadia Conti al ottavo posto. E infine per quanto riguarda invece il settore giovanile, e qui c'è un ex aequo fra i due fratelli Volpi, Jacopo e Gregorio, poi al terzo posto Leonardo Baldi, quarto Alessio Martini, quinto Alessio Ghezzi, sesto Alessio Gialli, poi Matteo Vallerani al settimo, Mirko Refi all'ottavo posto, Lorenzo Vallerani al nono, mentre in campo femminile Vanessa Baldi, la spuntata su Alessia Falchi e Sofia Casini. Questi, diciamo, in sintesi sono un po' gli atleti che verranno premiati, ma un po' tutti coloro che hanno preso parte al Grand Prix con un numero di gare, diciamo, sufficienti, quindi minimo 10 gare, che hanno così la possibilità di essere premiati in una serata speciale dove, oltre alle premiazioni, ci sarà anche un intrattenimento musicale, quindi con Giuseppe Marconi che sarà presente con la sua musica, e quindi diciamo trascorreremo un po' una serata un po' diversa all'insegna anche della, diciamo, del divertimento. Saranno premiati ovviamente anche gli sponsor, gli atleti maggiormente accreditati, poi le autorità che saranno presenti e i giornalisti. Questo in sintesi, questa giornata del 10 di dicembre, che ormai è diventata una consuetudine dell'accompletamento del Grand Prix, giunto alla 25esima edizione, ma già si stiamo preparando per il 26esimo, per la 26esima edizione, in cui si partirà proprio da San Giovanni Valdana, anzi da Terranova Bracciolina, con la corsa di Natale, una manifestazione che ormai anche questa è giunta alla sua terza edizione, quindi una manifestazione che ha visto già incrementare l'interesse per questa gara, fra l'altro una gara particolarmente, direi, anche premiata, e quindi, diciamo, tutto sommato un buon risveglio dal Natale che si troveranno un po' gli atleti di questa competizione, che sarà di 10 km, la partenza alle 10 del mattino in un circuito all'interno della cittadina di Terranova Bracciolini. Quindi sarà veramente uno spettacolo, un risveglio del Natale, direi, gradevole per coloro che vorranno smaltire un po' anche le ampie sostanze nutritive che avranno assunto il giorno precedente, quindi si sarà divertirsi. Intanto che vediamo anche la Nicoletta Sanarelli, una delle protagoniste, diciamo, un po' del Grand Prix, ma non soltanto, un atleta che un po' spazia a tutti i livelli, e qui vediamo anche le spalle, vediamo anche Sassi Antonella, protagonista invece nei master, e questa sta veramente andando molto forte, considerando anche la sua dinamicità, la sua oramai testardaggine nel correre, quindi molto bene. Qui intanto vediamo gli atleti che diciamo stanno transitando in questo tratto del percorso, nella parte alta, dove purtroppo la nebbia ha un po' oscurato la bellezza che anche la zona, diciamo, di Certaldo possa offrire ai partecipanti. Ricordiamo che questa manifestazione è stata organizzata dal gruppo sportivo Il Gregge Ribelle con l'amministrazione comunale, e ovviamente stanno cercando di impostare la gara anche per gli anni a venire, forse migliorandola anche sotto certi altri aspetti. Direi che stanno veramente dando da fare gli amici del Gregge Ribelle, che hanno diciamo come parte, diciamo, anche principale, oltre che avere atleti di un certo livello, anche da un punto di vista organizzativo. E ritornando un pochino alla competizione, qui dicevamo che un po' la fatta da padrone Midar Hisham dell'Atletica Castelfranchese. Ecco, qui vediamo una parte, diciamo, della zona dell'arrivo, fatta nella piazza di Certaldo, una zona vicina alla scuola media, alla palestra.
e qui ecco, vediamo che gli atleti si susseguono proprio nella zona del traguardo. Non abbiamo fatto in tempo a riscendere in contemporanea rispetto all'arrivo dei primi concorrenti, quindi siamo in una fase un pochino interlocutoria, nella fase centrale degli arrivi, ricordando che sono giunti al traguardo 153 agonisti e poi anche una parte non competitiva che era presente alla competizione. Direi sono rimasti soddisfatti un po' anche gli atleti stessi, ma soprattutto diciamo anche gli organizzatori, l'amministrazione comunale, che poi sentiremo. Ecco, intanto vediamo proprio arrivare abbastanza diciamo provati, poi ecco un ampio ristoro che era a disposizione dei concorrenti proprio nella zona dell'arrivo, poi ambiente riscaldato, questa palestra che metteva a disposizione degli atleti. La manifestazione era collocata nella festa della Toscana, quindi anniversario importante, dove erano anche state inserite delle iniziative collaterali. Hai vinto questa prova, diciamo una gara direi impegnativa, così mi dicono, anche da un punto di vista proprio del percorso, forse sono le cose che te apprezzi maggiormente. Sì, è un bel collinare questo qui, molto muscolare. Oggi stavo benissimo, ieri sono andata a fare un cross a San Rossore, stavo da cani, la gara che ci tenevo di più è andata da schifo, e oggi invece correvo facile, stavo bene, ho anche rallentato con dei punti e mi sono goduto il percorso. Ecco, quindi abbiamo visto qui, intanto vediamo il podio complessivo di Hisham Midar, Parigi, Lepore. Questi sono i tre atleti insieme all'amministrazione comunale. Poi qui invece le tre donne con Tiberi, Sassi, Sandrelli e Sassi. La Tiberi che ha vinto questa prova. Ecco, quindi omaggio floreale un po' a tutti i concorrenti. Poi le varie premiazioni delle rispettive categorie. E qui vediamo ancora ecco susseguirsi nel palco la Megli, l'atleta diciamo marciatrice protagonista diciamo un po' in lungo e largo. Qui abbiamo visto atleti delle varie categorie, dai master ai veterani e agli argento, susseguirsi nel palco delle premiazioni, in cui Liverani è stata un po' la protagonista principale di questa competizione. Poi sentiremo anche le sue parole, un po' un consuntivo finale della gara, insieme anche a un personaggio che invece è stato fra virgolette miracolato dall'utilizzo del defibrillatore. Poi sentiremo anche le sue proprie interviste. Siamo con Patrizia Liverani, organizzatrice della manifestazione, insieme ovviamente al suo gruppo Egregie Ribelle. Un'impressione al termine della competizione? Allora, l'impressione è andata tutto bene, fortunatamente non c'è stato il sole, ma insomma come organizzazione mi sembra sia stata ottima, diciamo, non solo per noi, perché comunque noi siamo una parte dell'organizzazione, che è il comune di Certaldo organizza, perché la festa è all'interno della festa della Toscana, e poi ci sono state tutte le istituzioni, per esempio sul percorso ha lavorato esclusivamente la Protezione Civile, segnalando tutto il percorso, e sono con i suoi volontari. Più abbiamo avuto l'Avis, abbiamo avuto tante associazioni che ora non sto a dirle tutte perché sennò ci si sta affinando mall'altro. Comunque mi sembra una buona riuscita e speriamo per il prossimo anno di avere ancora più gente, dato che la prima volta, anche se non è un trofeo, la prima volta l'abbiamo fatto noi, e vediamo un attimino di far crescere la manifestazione. Questo signore ci può raccontare che cosa c'è nell'aldilà. Lui dice di non ricordarsi, ma lui c'è stato. E il bello è che è tornato. Solo tornato. È tornato. Solo testimonianza del fatto. Lui è stato 30 minuti in arresto cardiaco. E nonostante questo è stato salvato. Esatto. È stato salvato perché, voglio dire, ci vuole anche fortuna. Certo. C'era subito un medico rianimatore. E ci vuole un defibrillatore. Ci vuole il defibrillatore fondamentale. Subito. Fondamentale. Fondamentale. E lui è stato 30 minuti in arresto cardiaco. L'hanno portato avanti fino a che il cuore non si è ristabilizzato, è ripreso a funzionare. E dopo 30 minuti non è che ci salza e si va a casa, no? No. Diciamo che con qualche settimana di degenza ne siamo venuti fuori. E adesso passiamo invece alle gare del settore diciamo giovanile, quindi alle e-cross, che è un po' della stagione. Cominciano i cross a livello studentesco e poi inizieranno anche a livello assoluto, sia provinciale che regionale. Qui siamo al Parco del Pionta, una giornata direi fredda ma al tempo stesso bellissima da un punto di vista proprio della luce che ha messo a disposizione diciamo dei vari concorrenti. E qui erano le fasi distrettuali che si sono disputate,
il giorno 30 di novembre e poi ancora ovviamente il 20 di dicembre ci saranno le fasi provinciali. Questa volta saranno utilizzati come ambiente, sarà utilizzato il campo del Vasari Rugby, quindi del rugby di Arezzo, mentre qui vediamo al Colle del Pionte, sicuramente uno dei siti più belli, diciamo, anche della nostra città, per poter svolgere una corsa campestre anche a livello giovanile. E qui siamo partiti con la categoria delle ragazze, in cui ha vinto Chiara Terry del Vasari davanti a Viola Cappelli della Cesalpino, al terzo posto Camilla Barbato del Vasari, al quarto posto Katia Sorrentino della Severi, quinto posto Matilde della Cesalpino, Anatrini Matilde, sesto posto per Emma Grassini della Severi, settimo posto Matilde Marcelli della Cesalpino, ottavo posto Rachele Pellegrini sempre della Cesalpino, nono posto Vittoria Lazzarin di Monte San Savino e al decimo posto sempre per Monte San Savino Anna Palazzini. E qui le vediamo proprio giungere al traguardo queste partecipanti, queste concorrenti, che ovviamente dovevano effettuare circa 1000 metri di questo tracciato, tutto realizzato in questo campo adiacente al silos, alla palestra silos del Pionta, dove però c'è buona, diciamo, visibilità, buona anche possibilità di correre senza incappare su problemi particolari che a volte purtroppo l'ambiente del Colle del Pionta invece ha, come a volte siringhe e quant'altro, ma sappiamo che già la mattina c'erano delle personali addetto per recuperare eventuali situazioni di precarietà. E qui siamo passati invece alla categoria dei ragazzi, che facevano la stessa identica cosa, anche per loro sempre due giri di questo tracciato, partenza come è solito molto rapida, molto veloce, in cui i ragazzi ovviamente dovevano scrollarsi di dosso un po' più diretti avversari, ma partenze sempre sicuramente molto sostenute, che poi alcuni ovviamente pagano nel proseguo della gara, altri invece riescono a mantenere, anche perché qualcuno di questi sono più preparati e quindi possono tenere ritmi anche più sostenuti. Qui vediamo anche la presenza, diciamo, di tutti gli insegnanti del gruppo della distrettuale, che era comprendente Arezzo e Monte San Savino, quindi tutte le scuole aretine e poi quella di Monte San Savino. Qui vediamo comunque molta tenacia da parte dei concorrenti, che abbiamo visto passare Samuele Zanti in ritardo, ma sapevamo le sue doti, quindi pensavamo poi nel finale che lui potesse subentrare nella gara più importante, quindi nella vittoria conclusiva. Quindi qui vediamo ancora a tirare l'atleta Alberto Barbagli, poi piano piano invece viene raggiunto e superato dagli altri due componenti. Lo vediamo qui, siamo alle fasi interlocutorie prima di transitare nella zona del traguardo, e qui vediamo che Samuele Zanti va a vincere davanti a Jacopo Chini del Cesalpino, primo della Severi, terzo posto per Alberto Barbagli della Severi, quarto posto Luca Menchetti di Monte San Savino, quinto posto Pietro Poggi della Cesalpino, sesto posto per Edoardo Pierfederici della 4 novembre, poi ancora per la 4 novembre Tommaso Albiani al settimo posto, Piero Angiolini della Cesalpino all'ottavo posto, Leonardo Parosu della Severi al nono posto e Lapo Cappanni di Monte San Savino al decimo posto, poi ovviamente a seguire tutti gli altri. E adesso invece era la volta della categoria cadette, quindi quelli di seconda e terza medie in campo femminile. Anche qui una buona partecipazione, circa una quarantina di atleti al via, che si sono dati battaglia in un percorso un pochino più allungato, quindi qui avevano ancora un giro in più rispetto agli altri, quindi intorno a 1500 metri questa gara, dove è stata affrontata, direi, con una certa intelligenza da parte anche delle atlete, che si sono comportate molto bene, quindi non partendo forte e mantenendo un ritmo, direi, tutto sommato discreto. Qui ha avuto la meglio la Miriam della Severi di Arezzo,
Borgogni, Miriam Borgogni, che ha vinto davanti a Giulia Ceccantini della 4 novembre, Alessia Boni della 4 novembre al terzo posto, Alessia Fratini della Severi al quinto posto, poi Giuditta Rachini della 4 novembre al quinto posto, poi Lauretti Melissa al sesto posto per quanto riguarda la Vasari, settimo posto Aurora Busatti della Severi, ottavo posto Giulia Rossi della 4 novembre, nono posto Carlotta Cupi della Cesalpino e decimo posto per Maria Angiolini della Cesalpino. Qui vediamo proprio le atlete, che alcune ovviamente un pochino più stanche, però vediamo la protagonista che giunge al traguardo molto, direi, in spinta, quindi con ancora possibilità di potersi esprimere anche nel proseguo. E qui l'ha fatta un pochino la padrona la Severi, la 4 novembre, che nei primi 5 posti erano 3 della 4 novembre e 2 della Severi. Ecco, qui vediamo giungere al traguardo. Direi che sono state anche preparate dagli insegnanti, quindi in teoria sono giunte al traguardo senza grandi difficoltà. A volte abbiamo visto atleti che giungono al traguardo abbastanza provati, stanchi, addirittura non sentendosi particolarmente bene. Ora riescono a potersi gestire più facilmente rispetto a qualche anno fa. Ecco, intanto vediamo l'arrivo. E terminata questa gara qui sarà la volta della categoria dei cadetti in campo maschile, dove anche loro dovevano effettuare un po' la stessa prova, quindi sempre le stesse distanze. E qui li vediamo, sono molto agguerriti, direi lotta serratissima fra questi concorrenti, dove c'è stata veramente la possibilità di sbizzarrirsi. Intanto che vediamo, ecco, questa carrellata degli atleti, ricordo anche che quindi il 26 di dicembre ci sarà questa corsa di Natale, mentre il 6 gennaio ci sarà la Befana Campestre, quindi una gara proprio di corsa campestre che sarà valida per la terza prova del circuito del Gran Prix Toscano di cross. Quindi si comincerà con il cross importante, poi dicevamo che alla fine di gennaio ci sarà a Bucine anche la prima prova dei campionati di società di corsa campestre settore assoluto. Ma tornando un pochino alla gara delle studentesche, ricordiamo che oltre a questa gara qui, il 20 di dicembre ci sarà invece la fase provinciale di corsa campestre. Intanto qui vediamo le prime avvisaglie di questa gara, dove c'è stata un'alternanza anche nella testa della corsa, con protagonisti sempre molto tenaci, e qui lotta serratissima fra i due componenti della scuola media Monte San Savino, in cui Zulbeari e Tavanti si sono dati battaglia fino agli ultimi metri, poi subito dietro comunque non lasciavano nulla di intentato per Samuele Caneschi, che poi giungerà al terzo posto, mentre al quarto posto ancora un altro atleta di Monte San Savino, Ahmed Shabane, che è andato anche questo molto molto forte. Al quinto posto Emanuele Chebede della Vasari, sesto posto per Mattia Gallorini Monte San Savino, settimo posto per Jerry di Nusciai della Severi, ottavo posto Francesco Cartocci Cesalpino, nono posto per Alessandro Di Michele 4 novembre, decimo posto Lorenzo Raslan della Severi. Ecco, questi sono un po' i protagonisti di questa corsa campestre fase distrettuale, che come dicevamo è stata disputata nel parco del Colle del Pionta in una giornata direi fantastica, perché quando troviamo giornate bellissime così, anche se sono fredde, sono divertentissime, e come vedete c'è anche abbastanza pubblico considerando una giornata di mattina e lavorativa. Però molti genitori hanno avuto l'opportunità, la possibilità di poter assistere anche le prove dei propri figli, quindi molto molto bello anche poter vedere, anche perché potevano veramente vederla tutta la competizione in questo fazzoletto di terreno, che poteva essere però molto carino, molto bello anche da un punto di vista, diciamo, atletico.